qualche flash, alcuni amici e poi via nel buio della notte. È cominciata così l'avventura, poco dopo la mezzanotte del 10 agosto 2000, dal piccolo santuario di Notre-Dame de Guérison, che protegge da secoli Courmayeur e i suoi alpinisti. L'obiettivo dei due giovani è ambizioso: percorrere l'integrale del Peuteret nell'arco di una sola giornata, senza bivacchi, e di ritornare proprio al piccolo santuario posto di fronte al Monte Bianco. L'integrale del Peuteret prevede l'ascensione dell'Aiguille Noire, quasi 3.800 metri, la discesa lungo la sua parete nord e l'aggiramento delle Dames Anglaises fino al bivacco Craveri. Da qui l'ascensione all'Aiguille Blanche, la successiva discesa al Col del Peuteret e il raggiungimento della vetta del Monte Bianco. Il percorso di rientro segue la via italiana normale al Bianco, dal ghiacciaio del Miage, rifugio Gonel, per fare infine ritorno ancora a Notre-Dame de Guérison. Protagonisti dell'avventura due giovani di Courmayeur: Matteo Pellin, aspirante guida, con una grande esperienza di competizioni di sci alpinismo, e Arnaud Clavel, guida alpina. A detta degli esperti, è uno con una marcia in più. In meno di 8 ore i due alpinisti hanno già superato gli oltre 2.300 metri di dislivello che li separavano dalla statua della Madonnina posta sulla Aiguille Noire, iniziando una cavalcata. Giorgio, piantala lì con tutte queste storie. Sì, piantala lì, adesso te la raccontiamo noi che l'abbiamo vissuta direttamente. Matteo, com'è? Bene, te? Com'è? Fatti vedere, va. Sì, dai. Minchia, ma siete venuti sui 700 all'ora? Io zaino? Partiti un po' veloce, poi ho detto, a me andiamo un po' più piano. Ciao ragazzi. Puzzo, eh? Ciao. Arriviamo di notte alla base della Noire. È bello sapere che c'è qualcuno che ti dà un conforto morale e psicologico in questi frangenti. E le prime luci dell'alba sono sempre un ricordo, un qualche cosa di indimenticabile, di indescrivibile, perché noi eravamo già 7-8 ore che camminavamo nel buio e intanto la valle si stava risvegliando. Quando siamo arrivati in cima, quando stavamo arrivando in cima alle Aiguille Noire, è stato un momento molto, molto importante, perché era la prova che potevamo farcela. Le condizioni erano buone, il tempo era fantastico e il morale molto alto. Vedere due persone così piccole in un ambiente così severo e delicato fa sempre un po' impressione, ti fa sempre un po' pensare, perché comunque non si è nulla a confronto a quello che c'è intorno a te, all'ambiente che c'è intorno a te. E qui arriviamo in cima alle Aiguille Noire del Peuteret, dove c'è la Madonnina, dove abbiamo trovato tre alpinisti, due clienti con una guida francesi, straniti un po' da vederci arrivare su così di corsa, ai quali abbiamo anche passato una bottiglia d'acqua e qualcosa da mangiare, perché era 3 giorni che erano in giro prima di arrivare appunto in vetta a questa bellissima montagna. La cresta integrale del Peuteret, uno degli ambienti, uno dei terreni più completi e più affascinanti del Monte Bianco. Dalla salita sulla cresta sud delle Aiguille Noire alle spettacolari e spaventose, possiamo chiamare anche, doppie sul versante nord. Sono circa 11 calate dai 50 metri più o meno l'una. Dove veramente l'uomo si sente
piccolissimo e si sente nullo in confronto a una potenza così immensa della montagna. E le calate, le corde doppie, come al solito, sono sempre uno dei momenti più delicati, nel senso che assolutamente non si possano commettere degli errori, perché si pagherebbero sempre molto troppo cari. E la velocità è importante in montagna, in questi istanti si cerca di fare tutto molto in fretta, ma la cosa più importante è sempre essere molto presenti e concentrati su quello che si fa. Bisogna curare i minimi dettagli, stare sempre allerta, perché c'è sempre qualcosa che può succedere. Uno sbaglio qui non ti permetterebbe di tornare a casa tutto intero, probabilmente. E comunque la sicurezza, stavamo dicendo, è una cosa molto importante. Vedete, è un terreno molto difficile, i misti del Monte Bianco sono famosi in tutto il mondo, e riuscire a sfruttare tutte le asperità del terreno per proteggersi, passi una fettuccia, un moschettone, un chiodo, e comunque per appunto viaggiare sempre in sicurezza. E questo soprattutto è il discorso che si voleva portare avanti facendo questa salita, questa bellissima cavalcata in due.